colpo di scena, una città che ha tenuto il fiato sospeso fino al pomeriggio, un via vai di sirene interrotto fortunatamente da un lieto fine per una storia che ha dell'incredibile. Il ventenne che stamattina si era gettato nel Sile sta bene ed è tornato a casa a Treviso. È stato riconosciuto dalla fotosegnaletica in un bar a Distrana con i vestiti ancora bagnati. Era stato appena fatto scendere dal treno che porta a Bassano, città dove abita la nonna e dove probabilmente era diretto. Una ricerca culminata in un sospiro di sollievo per tutta la comunità trevigiana che ha seguito le ricerche a partire da stamattina guardando gli argini, tenendo accesa la speranza e non volendo credere al peggio. Ma secondo me si è nascosto. Il Sile è troppo piccolo, spero anch'io. Non è la prima volta comunque che succede, però è sempre... Non so, spero ci sia qualche speranza. La macchina dei soccorsi si è mobilitata a partire dalle 11 da una segnalazione. Suo padre, nel tentativo di soccorrerlo, si era a sua volta lanciato nell'acqua senza però riuscire a raggiungerlo. Un gesto volontario, forse dimostrativo, quello del giovane, dalle motivazioni ancora da chiarire. Da qui la mobilitazione collettiva, squadre di vigili del fuoco, sommozzatori di Vicenza per scandagliare il fiume da Ponte de Ferro a Ponte San Martino e il ragazzo, che sembrava sparito nel nulla, si era invece rifugiato nella vegetazione per poi scappare. Siamo stati allarmati per una persona vista cadere in acqua, un ragazzo visto cadere in acqua, e ci siamo attivati subito con mezzi adatti per scendere in fiume. Abbiamo in questo momento impegnate tre squadre, abbiamo la squadra del nucleo sommozzatori di Vicenza e abbiamo effettuato dei sorvoli con l'elicottero. E al momento non c'è dato ancora avere nessuna notizia circa la persona che stiamo cercando. Attualmente un operatore in acqua sta perlustrando il tratto di fiume dove è possibile ci possa essere la persona che è stata segnalata in acqua. Avremmo potuto raccontarvi di un dramma, ma l'epilogo fortunatamente parla in altri termini.